became a writer by accident. Sono diventata scrittrice per caso, quindi è vero che mi trovo qui come scrittrice. E lo sarò per mezz'ora, un'ora, forse due, per le interviste, come adesso. Ora sto interpretando il ruolo della scrittrice, ma in realtà sono un architetto. Lo sono nel modo di osservare la città, nel modo in cui percepisco i materiali usati per gli edifici, nell'osservare le strade. Faccio l'architetto da 30 anni e la scrittrice da 3. È questa la realtà. Forse un giorno riuscirò a perdonarvi di averci tenuti sotto coprifuoco per 34 giorni consecutivi, ma non riuscirò mai a mandare giù che ci abbiate costretti a vivere con mia suocera per quelli che allora ci sono sembrati 34 anni. È una pagina del diario di Suad Amiri, che anche attraverso la scrittura ha saputo trasformare la rabbia in ironia e resistere alle condizioni di vita di Ramallah nei territori occupati dagli israeliani. E proprio il suo originale diario di guerra da Ramallah l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Sono venuta in Italia per la prima volta nel 1970 e quando sono arrivata in questo paese ho sentito che nella mia vita precedente dovevo essere italiana. C'è un legame molto forte tra me e l'Italia. A volte scherzo con i miei amici in Palestina e dico loro che quando ci sarà la fine del mondo e Dio deciderà chi sono i buoni e poi li manderà in paradiso, allora ci prenderà tutti e ci metterà in Italia e forse prenderà la maggior parte degli italiani e li manderà da qualche altra parte. Penso che l'Italia abbia una tale ricchezza, e adesso sto parlando come architetto. In Palestina lavoro con un'organizzazione che si occupa della tutela del patrimonio culturale. Quando vengo in Italia e mi rendo conto della ricchezza culturale che avete, basta guardare a Mantova, alle piazze, alla qualità della vita, all'ambiente. Secondo me l'ambiente in cui si vive è uno dei diritti fondamentali dell'uomo. Io vivo in un paese, la Palestina, dove l'architettura, il paesaggio, le montagne cambiano ogni giorno. E in questo modo si perde la propria identità. È come quando si torna a visitare la casa natale e si scopre che l'edificio non esiste più, così come non ci sono più la strada dove si è cresciuti o la scuola dove si è andati. Il fatto che dei posti che si conoscono così bene siano scomparsi è destabilizzante e irritante. In Palestine we are a nation that lives every day. La Palestina è una nazione che ogni giorno convive con i cambiamenti dell'ambiente circostante a causa degli insediamenti israeliani. Prendiamo ad esempio la costruzione del muro. Quel muro ha provocato lo sradicamento di 1.250.000 alberi e la demolizione di molte colture a terrazza. Il paesaggio è cambiato completamente. Quando si vive in un paese come la Palestina, dove il territorio viene martoriato ogni giorno, le case demolite, gli edifici storici distrutti, perdi la fiducia, non si hanno più le coordinate del tempo e dello spazio. Quando vengo in Italia riesco ad avvertire i diversi strati di cultura e di storia che danno un forte senso di stabilità psicologica. Forse voi non lo avvertite, ma per me è una cosa di immenso valore. Lei insegna architettura nell'Università di Ramallah. Ora, com'è possibile far funzionare l'Università di Ramallah e insegnare architettura in un luogo in cui architettura ormai non ce n'è, nel senso che pressoché tutto distrutto? The conflict with Israel has a negative and positive influence on this concept. Il conflitto con Israele ha delle influenze sia positive che negative sul concetto della tutela del patrimonio culturale, perché il conflitto con Israele ha a che fare con l'identità dei palestinesi. Chi siamo, se il paese appartiene a noi o meno, se appartiene agli israeliani o non gli appartiene. Quindi c'è un elemento di identità nell'architettura palestinese. L'altra questione è cos'è la Palestina. Per me non si tratta di una Palestina araba, una Palestina musulmana. Per me la Palestina è una stratificazione di diverse civiltà che hanno vissuto in quell'area. E la ricchezza del Mediterraneo sta nel cercare di proteggere tutte queste stratificazioni.
Sia in Palestina che in Israele c'è un problema. Gli israeliani sono ossessionati dallo strato ebraico della cultura e non gli importa nulla degli altri strati. E tra i palestinesi e i fondamentalisti c'è la tendenza ad affermare solo la Palestina araba e musulmana. Anche il patrimonio culturale assume una connotazione politica, quindi per me è importante spiegare ai miei studenti che non si tratta del patrimonio culturale palestinese, ma del patrimonio culturale in Palestina. La Palestina, Gerusalemme, Nazareth, Betlemme sono luoghi importanti per la comunità cristiana di tutto il mondo. E a volte sento che ci è stato affidato un patrimonio che appartiene all'intera comunità mondiale. Per me è importante spiegare agli studenti perché è importante proteggere una cosa che non appartiene a noi, ma a tutto il mondo. Mi chiedo quale sarebbe stata la tua reazione se fossi vissuto sotto occupazione tutti gli anni che ci ho vissuto io, o se i tuoi diritti di consumatore, come tutti i tuoi altri diritti, fossero violati giorno e notte, se gli ulivi nei campi di tuo nonno venissero sradicati, se il tuo villaggio fosse stato spianato con un bulldozer o la tua casa demolita. Se voglio andare a Gerusalemme, e non a Gerusalemme Ovest, ma la parte araba, Gerusalemme Est, dove vivono 250.000 palestinesi, se voglio andare lì, devo chiedere un permesso al governatore militare israeliano. Nel mio libro racconto di quando devo portare il cane da un veterinario israeliano, il quale mi dà un passaporto per la cagnetta con su scritto Gerusalemme. Quando ho ricevuto questo passaporto mi è venuta un'idea. Mi sono detta, questo è un passaporto per il mio cane e se io voglio andare a Gerusalemme devo chiedere un permesso per me e per la mia macchina. Allora ho preso il passaporto del cane e sono andata al checkpoint. I soldati israeliani mi hanno chiesto, dov'è il suo permesso? Gli ho risposto, non ce l'ho. E il permesso per la sua macchina? Ho detto che non l'avevo. E così mi hanno chiesto, come pensa di andare a Gerusalemme? Allora gli ho detto, sono l'autista del cane, lui ha il passaporto. È questa la realtà della situazione. Noi che viviamo in Palestina non abbiamo diritti e quello che cerco di dire è che perfino un cane ha più diritti. Io amo il mio cane, ma nella cultura araba questo animale ha dei connotati molto negativi. Con la punta del fucile il soldato continuava a giocherellare con il baule vuoto. Feci un mezzo giro con la testa nella sua direzione e con occhi da gufo mi misi a fissarlo. «Cos'hai da guardare?» obiettò il soldato. Continuai a guardarlo negli occhi con una faccia priva di espressione. «Smettila di guardarmi!» urlò lo sprovveduto soldato. Quanto può essere forte uno sguardo diventare una vera arma di resistenza? L'occupazione israeliana dura da 38 anni. Alcune persone hanno vissuto sotto l'occupazione per tutta la vita, altri, come me, da 24 anni. L'occupazione israeliana è molto aggressiva, non ti permette di andare a scuola o al lavoro, ti priva del lavoro, ti impedisce di raggiungerlo, ti impone il coprifuoco per 40 giorni, a volte 60. Questo provoca una rabbia molto forte. I tuoi diritti vengono violati quotidianamente e ognuno, a modo suo, sviluppa un modo per resistere all'occupazione, un modo per resistere alla vita ingiusta, all'umiliazione che si subisce ogni giorno. Se si urla o si spinge un soldato israeliano, si finisce in carcere per uno o due anni, ma tutti resistono all'occupazione in un modo o nell'altro. Alcuni, come me, fissano i soldati e lo fanno molto da vicino.
Cosa può fare il soldato? Andare in tribunale e dire questa donna mi ha guardato? Sarebbe ridicolo. Ma il soldato capisce che sto cercando di dirgli che non mi piace l'occupazione e che non approvo quello che fa. Il tutto senza dire neanche una parola, solo con lo sguardo. Penso che sia un modo per convivere con l'occupazione, come la storia dell'aeroporto. Ogni volta che ci troviamo al confine, gli arabi vengono presi e messi da parte e ci interrogano per una o due ore. E questo succede ogni volta. Così sei veramente stanco perché i tuoi diritti vengono violati in continuazione. Allora cosa fai? Vuoi dire agli israeliani che quello che fanno è inumano e illegale? Così un'addetta alla vigilanza mi ha chiesto che cosa era andata a fare a Londra. Le ho risposto a ballare. Lei sapeva che non approvavo il loro comportamento, ma non poteva portarmi in tribunale ed accusarmi di aver detto che ballavo. Penso che spesso sviluppiamo delle tecniche per resistere ad un'occupazione che non è umana. Lo facciamo spesso perché non vogliamo essere violenti, ma vogliamo raggiungere la persona sul piano umano. E penso che spesso funzioni.